Assessore Terzi, il maltempo continua a imperversare anche sulla nostra regione, continua anche il rischio delle frane. Lei proprio questa mattina ha fatto un sopralluogo nella Bergamasca. Sì, abbiamo fatto un sopralluogo in Valle Imania dove sabato notte è caduta appunto una frana e ha interrotto la strada provinciale che è di fatto l'unica strada di accesso o comunque quella più comoda per la Valle Imania. Eravamo io e l'assessore Bordonali, quindi l'assessore alla protezione civile, proprio per valutare, siamo andati sul luogo per valutare un po' quella che è la situazione. Abbiamo verificato che bisogna attendere fino a venerdì quando faranno sostanzialmente i carotaggi, le verifiche per decidere e per valutare come e perché appunto la frana si sia realizzata. Questo diventa fondamentale anche per decidere che tipo di intervento fare e quindi intervenire per risolvere la questione e non per creare ulteriore pericolo. Fino a venerdì purtroppo non possiamo sapere come intervenire. Quali sono le zone a rischio, quelle maggiormente a rischio in questo momento? Beh, direi che con una pioggia che persiste da così tanto tempo, di fatto tutto rischia di essere quasi tutto a rischio, non solo le zone di montagna, ma anche quelle di pianura che sono costantemente allagate. Devo dire che l'attenzione però della regione è molto alta, l'assessorato sia al territorio dell'assessore Beccalossi che dell'assessore Bordonali intervengono sempre prontamente anche sulla questione della Valle Imania. Proprio stamattina abbiamo portato non solo la solidarietà, ma anche l'impegno ad investire quelli che sono, seppur pochi, fondi a disposizione della regione per questo tipo di emergenze. È stato un momento importante dove tutte le istituzioni, a partire da Regione con la presenza mia dell'assessore Terzi, della provincia con la presenza del presidente Pirovano e dell'assessore Carrara alla protezione civile e del sindaco, si è fatto il punto della situazione, si è verificato cosa è possibile attivare in questo momento e in questo momento l'unica possibilità è attendere i risultati dei carotaggi che ci permetteranno di comprendere qual è la situazione attuale e come intervenire, poiché possono esserci scenari diversi, pericolosità diverse, quindi necessità di messa in sicurezza che possono variare a seconda della situazione, dagli esami che risulteranno dai carotaggi che dovrebbero essere pronti per venerdì mattina. Nel frattempo la Lombardia però ha dato aiuto anche ad altre regioni che sono state colpite dal maltempo, esempio in Veneto e nel Lazio. Come siete intervenuti? No, ci hanno chiesto esattamente, siamo stati attivati da un lato dal Dipartimento che ci ha chiesto cosa potevamo mettere a disposizione per l'emergenza maltempo nel Lazio, in particolar modo la richiesta di idrovore per appunto il rischio di esondazioni e le esondazioni che si sono verificate nell'aria. Dall'altro lato, attivati dalla Conferenza delle Regioni che ci hanno chiesto quali mezzi possiamo mettere a disposizione per l'emergenza che sta affliggendo, o meglio l'emergenza neve che sta affliggendo il Veneto. C'è da sottolineare come l'emergenza sia ampiamente diffusa anche nella nostra regione, quindi Regione Lombardia, regione d'eccellenza per quanto riguarda la protezione civile, per quanto riguarda i quasi 25.000 volontari che sono già presenti su tutto il territorio lombardo per le criticità che ci sono su tutto il territorio, ma che sono anche a disposizione per portare il loro supporto anche in altre regioni. A proposito di volontari, ci sono delle novità, no? Ci sarà anche un nuovo elenco regionale per appunto queste persone. Noi stiamo lavorando nel mondo del volontariato insieme alla consulta del volontariato con parecchie novità, ce ne saranno tantissime a breve termine. La prima e più importante e più attesa dal mondo del volontariato riguarda la formazione. Abbiamo già un nuovo modulo pronto per quanto riguarda la formazione che è stato condiviso e voluto dagli stessi volontari. Entro fine mese sicuramente approderà in giunta per un voto di giunta e da lì partiranno nuovi corsi importanti per i volontari. Al tempo stesso attiveremo anche importanti gruppi di studio, un gruppo di studio che è già stato creato ma non ancora attivato, ma a breve verrà attivato per riflettere sulle novità normative che potrebbero essere determinate dalla sparizione delle province da un lato, la creazione di province di secondo livello e quindi creare le varie ipotesi di come le funzioni di protezione civile potrebbero passare da un lato in capo alla Regione Lombardia o dall'altro restare in capo alle regioni, però senza un assessore di riferimento.
Quello che però voglio sottolineare è che per il mondo della protezione civile nulla cambia, perché resteranno comunque sempre le consulte del volontariato, che ormai sono organismi importanti e strutturati che non ho nessuna e assoluta intenzione di cancellare, perché sono dei punti di riferimento importanti di condivisione ad un livello intermedio come quello provinciale.